Se sai far bene la spesa, il ristorante più buono del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Salve a tutti amici di Cuochi e Fiamme, siamo tornati. Ci siamo sempre per dare le ricette, per vedere chi dei due è più bravo, per salutare il pubblico. Io vengo per Fiammetta Falsa. L'abbiamo detto finalmente. È ufficiale, sono innamorato di Fiammetta Falsa. Riccardo Rossi, ti voglio bene, amico. Che vado a risate. Chiara Macci, di fidanzato ce l'ha anche troppo ormai. Una conterranea, la Firenze, Veronica. Riccardo, stai buono. E dall'Issone, provincia di Milano, Rocco. Allora, signori miei, quattro prove, tre danno i punti, la prima no. Chi la vince sceglie il tema o il piatto della prossima prova. Quindi impegnatevi. La prima è di manualità. Golosissime, buone, bandiera italiana, le pizzelle. In questo caso pomodoro e mozzarella e basilico. Dovete prepararle, friggere e farcirle. Per poi in teoria essere anche ripaste in forno. Però ci bastano così. 3 minuti, via! L'olio è già caldo, la pasta è già lievitata. Per tagliare la mozzarella, prima si frigge la pasta. Queste sono la classica cosa che io consiglio di fare sempre a casa, cioè sempre no perché è fritto, però spesso perché costa poco, i bambini ne vanno matti, ci risolvi un pranzo o una cena che sia. E cambi l'umore a tutti, esatto, quelli bravo, che se la stanno per mangiare. Esatto, ecco. Perché è un piatto che fa allegria. Io vi do soltanto questo consiglio, anche perché con i tempi che corrono la pasta la prenderete già lievitata. Quando avete fatto la pizzella, passatela in un po' di farina di mais, soltanto esternamente, in modo che in frittura quella si tosta, dà un profumo dolciastro e rende l'esterno molto più croccante rispetto all'interno, che rimane comunque bollato e soffice. E quindi quando poi mettete il ripiano sopra, tende a resistere meglio all'umidità del ripiano stesso, della farcitura stessa, più che del ripieno. Anche se si possono far farcite con la scarola ripassata con le olive pinoli, con l'acciughettina. Ma ti posso dire una cosa che ti farà veramente impressione? Ti voglio dire una cosa che ho fatto veramente tanti anni fa, una vera schifezza. Però mi ricordo che sono stato l'uomo più felice del mondo. Cioè, è una porcata. Sì, cioè, ho preso acqua e farina, molto liquida. Era questa pappa. E lievito? No, senza lievito. Ho preso solo acqua e farina, una specie di pappa schifosa. Ho preso una padella con l'olio rovente, l'ho buttata dentro. Ma liquida? Sì, è allargata, si è diventata una cosa così, l'ho tirata che grondava l'olio, ci ho messo sopra il pomodoro, la mozzarella, così. Senza lievito? Se ci fosse uno che avesse detto, Riccardo, ma che fa? Si sono sparati tutto. Cioè, ragazzi, non c'ho il pane, facciamo questa cosa così. Una schifezza, due ricoverati, uno ancora per me, però bella serata. Bene, per lui. Allora, mentre loro stanno friggendo. Ma bastava quindi... il lievito, scusa, ti interrompo. Bastava, andavano tutti la consistenza. Scusa, la mia giacca. Grazie. Scusate, Simone Ruggiati. Guardate. Ha cambiato look. Ha cambiato look, notiamo questi bordini, certe asole ha fatte apposta per il mic. Ed è tutto senza velcri, senza cose, tutto cucita a mano da una sartina di cui non posso dire il nome. Ma spiega la taschina laterale. La taschina laterale no, è fatta apposta. Questa adesso è diventata la tasca più fondamentale per uno chef, perché se non riesci a scrivere. Secondo me, pensavo adesso. Sì, prego, allora. Non dove come te che hai la 30 pena secondi, qui. Vedi? Tu vedi. Ci metti pure dare due mestoli così però, Te ci stai. Chiara, mi dici qualcosa sulle armi, guardate come sta bene. 15. Che ti dico? No, io le faccio, vabbè, con il pesce. Stessa veloce? Sempre, con, non so, astice, pomodorini e cipolle tropea. Alla faccia della pizzella. 5, 4, ecco, è come la 3, 2, con le mani, 1, 0. Questa è la mia, questa è la tua. Bravo Rocco. Vai. Brava Veronica. Bravi. Un arancione e una blu.
va bene. Quella. Vince Rocco. Allora. Riso basmati o riso venere? Riso venere. Bravo, mi piace un sacco. È il riso venere l'ingrediente per la prova di abilità. Il mio riso preferito, poco amido, colorato e profumato al naturale. 30 secondi per ricettarlo. Tutto quello che vi serve è dietro di voi. Se siete bravi, il campanello ve lo lasciate per il sottoscritto. Pronti? Via! Fate la spesa con cura, attenzione e anche velocità. Voi a casa prendete per 4 persone 350 g di riso venere, un avocado molto maturo, un lime, un pomodoro rosso, un cucchiaino di tabasco e 350 g di buon tonno fresco, mentuccia, basilico, erba cipollina, sale, pepe bianco e olio extravergine. Basta. Stop! Fuori! Va bene. Poi dopo ne parliamo. Dopo ne parliamo. Se non mi obliteri il biglietto quando salgo a Lissone per tornare in centro a Milano, poi vi dico perché. 10 minuti per voi. Via! Lui è uno... No, fallo bene. Bene. L'abbiamo scassato. Vai, dimmi. Una cialda di parmigiano reggiano. Va di moda questa, sì, cosa qua. Sì, cialda. Allora, che ci fai? Che ci metti dentro? Il riso. Sì? Il riso venere, faccio... Dimmi che ricetta fai nel wok che è tanto amato da Fiammetta. Il riso venere. Allora, il riso è precotto, quindi dovete semplicemente riportare la temperatura. Lo dico a Riccardo che lo utilizzo come punto di appoggio per lanciarla a casa. Chi non lo conoscesse, per chi non lo conoscesse, questo riso che adesso è molto famoso, è un riso... a chicco nero, l'interno è bianco, che ha quello, cioè, naturalmente avrebbe una cottura di 40 minuti. A volte in commercio si trova anche un riso che cuoce in 20. La peculiarità e la bellezza di questo riso è proprio il fatto che abbia pochissimo amido e quindi non si appiccica, è buono anche a freddo, infatti lo farò così, e poi profuma di pane sfornato quando lo togliete dall'acqua ed è molto buono abbinato con i crostacei, per esempio. Quindi sì. Come li fai? Usi di fondo scalogno, che allora, adesso l'ha comprato anche Riccardo. Poi mettiamo subito dentro. Ma che farci? I scampi, li puliamo, li mettiamo all'interno, li facciamo allora, saltare. Sai che così è un modo per bruciarsi a casa? Così. Manico fuori. Quindi scalogno, olio extravergine, scampi. Poi vedo del brandy, cos'è? Del cognac. Brandy, li facciamo sfumare col brandy. Sì. E poi... E poi mettiamo dentro anche il riso con i cannellini. Ok. Cara Lavero. Ciao. Ciao. Fiorentina di che parte di Firenze? Campo di Marte. Allora, qua invece cosa facciamo entrare nel patrimonio della nostra giuria? E facciamo una specie di sushi, un finto sushi di Venere. Carino. Quindi allora, il riso lo stai riscottando anche tu? Sì. Userai il prosciutto cotto come la posta larga? Al posto, diciamo, sì, dell'alga per fare, okay, il rotolo finale. E quindi fuori l'arancione, dentro il nero. E il formaggio che fa un po' da... Carino, riusciamo a far mangiare un finto sushi a Riccardo con prodotti italiani. Bene. L'hai pelato, hai fatto bene, così è più digeribile. Esatto, sì, un pochino non è, andrebbe forse... Che formaggio usi? Un formaggio fresco spalmabile. Allora, il mio lavoro oggi è stato piuttosto facile. Ah, ti devo finire la cialda. Perché le ricette mi sembrano piuttosto semplici. Là più sul povero, diciamo, fattibile tutti i giorni. Qua c'è un bel pesce fresco, buono. Allora, tu fai, dici, l'autista, no, neanche l'autista. Sì, come, conducente di pullman, sì, di linea. Di linea, conducente, sì. Sulla... Quindi non ti può, non parlare il conducente. Sì. So che hai due hobby un po' particolari. Allora, il primo, già qualche concorrente ce l'ha avuto come hobby, che è la pittura. Sì. Riccardo è un esperto, sai. Ho fatto 3 anni di scuola. Dove? A Monza. Però questo te l'ho chiesto giusto per arrivare a chiederti l'altro tuo hobby che è un po' più strano. Ovvero, tu balli, ma non ballettini così. Lui fa danze caraibiche e tango argentino. E ballo da sala. Da quest'anno abbiamo cominciato a fare anche competizioni. Sei bravino? È abbastanza, ma parecchi primi posti. Direi di sì. Parecchi vedo primi posti. Allora, guarda, siccome c'ho Chiara Maci che è innamorata degli argentini, sì, e voleva imparare a ballare, io dico già, la, se
Sabina, ti carico in regia di preparare giusto una base che potremo, chissà, il conduttore di solito potrebbe improvvisare una danza Maci Rocco. Oddio. Me la fai ballare? Maci Rocco? Maci Rocco. Ah, Maci Rocco. Maci Rocco. Pensai che era una nuova... Va bene? Fammi quattro passi di... Accennami un Maci Rocco, ecco. Sembra un dolce. Allora. C'è mezza fatta. Riso Venere, prima di arrivare a Riccardo, perché è un esperto di questo tema. Sì. Chiedo a Fiammetta. Freddo, perché questa è una preparazione che... Cioè, è un riso che si divide molto fra piatti freddi e piatti caldi. Freddo in insalatina o caldo con quello che vuoi tu? Ma io francamente lo preferisco freddo in insalatina, anche se è una preparazione che i cuochi di alto profilo usano molto per via del colore, perché in realtà è una nota di colore molto particolare. In insalatina così secondo me va bene, perché siccome cede giustamente poco amido, è più giusto che sia freddo. Che... Poi invece ci sono altri risi che cedono poco amido, come dicevi tu, come il patna, il basmati, il thai. Ci sono risi che si fanno bolliti. Che si fanno bolliti, dei quali poco sappiamo sul come usarli correttamente, secondo me. Chiara come lo fa? Io lo faccio con una salsa di zucchine, per cui zucchina quasi frullata, una crema di zucchine fresca con la menta, che ho visto che usi anche tu la menta, e puoi abbinarci un crostaceo, cioè ci sta benissimo uno scampo con la zucchina e la menta. Sta benissimo col curry, come sì, tipo di riso. È un ottimo. Sta benissimo con... Beh, potrei dirti, no, il guanciale speravi tu dicessi, no. No. Eppure mi piace, ti dirò una cosa pazza, l'ho comprato. Non ci credo, sì, ma vengo a casa tua stasera, comprato. T'accompagno io. Non ti dico la marca, però no, hai già detto l'ho comprato, esatto, no, lo fa solo quello. Lo prendi lì, nero, e mi piace, I like it. È buono anche usato a mo' di pane quasi. Io infatti lo uso così, certo non mi ok, niente. Allora, controllo un attimo qua, mentre Rocco sta saltando il riso nel riso e cannellini con gli scampi e un po' di pomodoro. Qua invece stiamo facendo dei macchi all'italiana. Sì. Io dedico questa ricetta a Francesca Capua, nonché nostra autrice, perché gli piace il riso con l'avocado. Allora, il riso si fa bollire in acqua salata per il tempo indicato sulla confezione, si raffredda sotto acqua fredda e si lascia riposare con un filo d'olio. Si prepara una sorta di guacamole, quindi l'avocado si spolpa, si spreme subito il lime all'interno e si fa un trito delle erbette aromatiche. Si può aggiungere i dadini di pomodoro anche subito, sale, pepe e olio extravergine. Diventa una crema di avocado e si lascia in frigorifero a riposare. Per ultimo, il tonno, tagliato al coltello a dadini piuttosto piccoli, anche quello condito sale, olio e pepe, e se vi piace il marinato, anche lì un po' di limone o lime. E poi si alterna in un coppapasta o in un contenitore poi da stampare, anche un bicchiere. Prima il riso, poi l'avocado e poi la tartare di tonno, pressando bene, quindi abbiamo... nero, verde e rosso. Molto bello da presentare, si può fare in anticipo e abbiamo la carnosità, la cremosità e la farinosità del riso. È un piatto completo e facile. 30 secondi per assaggiare un buon riso Venere. Uno freddo a mo' di finger food, preparato da Veronica, che ha utilizzato il prosciutto cotto come abbozzo dell'alga, come fazzoletto avvolgente, ha messo il peperone rosolato che dà dolcezza e carnosità e il formaggio lavorato con... erba cipollina. Che c'è di nero? Ah, il riso è vero, giustamente, scusate. Cos'è quel nero là? Ma cos'è? Allora, facciamo il giusto excursus. Prima l'antipasto. Dai, prendilo uno al volo, su, Chiara. No, lo taglia. Hai fretta. Ah, perché questo si mangia insieme. Sì, vabbè. Chiara vuol trovare il fidanzato, fa tutta la snob adesso. Allora, al di là del gusto, che è molto buono, saporito, ben cremoso all'interno, un'idea secondo me molto, molto carina. Ma non solo da finger food, da antipasto, da alternativa al sushi, per chi non mangia pesce. Ecco. È un'ottima idea, secondo me è davvero molto carina, è un'ottima idea anche per usare il riso Venere. Guarda, anche di più avresti potuto metterne, perché dentro ce n'è anche poco, c'è molto formaggio. Però è molto, molto carina. I like. Sì. No, non prendere le pose. Ah, giusto, faccio. Ah, ok.
Molto buono. Diciamo che il riso è una sensazione dentaria. Non è che avverti il riso venire, in quanto si sente addirittura, che c'è, come della cipolla, come una erba cipollina, calogna, abbiamo detto, per l'appunto. No, erba cipollina. Vabbè, chiaro, quella lì, quella lì. Quel, si sente questo prosciutto fumé, si sente il fromage, il riso venice, mi sa che quello che è il riso. Cioè dici che è poco utilizzato? È soffocato, però è molto buono. È uno shot molto buono, due vodka, fa passa la serata. Quindi riso venere alla mediterranea, no? Sì. Che è una delle cose che aveva pensato per primo Gualtiero Marchesi quando aveva fatto i primi sushi mediterranei. Anche io lo faccio alla mediterranea inteso in insalata, con rucola, pomodorino, mozzarella, tonno, questo lo puoi fare anche tu. Beh, è molto interessante perché c'è il prosciutto che dà il dolce, poi c'è questo croccante del pomodoro. Peperone. Vero? Scusa, del peperone, che infatti è dolce. E poi il riso che è reso cremoso. Diciamo che hai arricchito un po' molto questo riso venere, che a rigore dovrebbe essere una cosa piuttosto casta da mangiare. Quindi l'hai reso un po' più caminoso, però molto appetitoso, un piccolo pasto completo. Ne mangi due e sei a posto. Duemila. Stavo guardando Riccardo perché... Mangi due, guarda Riccardo. Sei a posto. Ma già 1990 ci me ne porta altri 10? Perché cioè te ne servono proprio 2000. Attenzione che Aramaci mi sfonda il piattino. Sì. Rocca ha fatto questo riso venere con cannellini, pomodorino e scampi. È buono, molto buono anche questo, come dicevamo prima, con il crostaceo in abbinamento. Secondo me è perfetto, il riso venere rimane ben sgranato, che è la sua particolarità. Ti dirò, questo adesso ovviamente è molto caldo perché è appena fatto, sarebbe buono anche mangiato freddo. Dunque, tu sai che io amo il parmigiano. Tu ami qualsiasi cosa sia salata, sì, o golosa. Ecco, allora volevo sapere, che faccio? Lo prendo un clips qua, ecco. Lo tagli te con le pinze da dentista cattivo? Sai che vengono dall'odontoiatria questo tipo di attrezzi da cucina? Sì, quello sembra anche una German clamp. C'è tutto qui dentro. Ma si sente anche molto il riso. La cosa di parmigiano serve a sciacquare la bocca. Ammazza. Certo, molto buono e ti dirò, apprezzo il legume interno, cioè il fagiolo, lo apprezzo, I like it. Riccardo Rossi compra il dentifricio ad Amatrice, questo non lo sapevo nessuno. Possiamo dire che è un piatto, se non ci fosse il pesce, sarebbe comunque un piatto vegetariano completo, perché ha il riso e anche il fagiolo e il legume. Quanto a questo, cioè al cestino, io considero che sia una cosa che poi si mangia conversando, cioè non fa necessariamente parte del piatto, ma poi uno lo spiluzzica così. È buono e saporito, si sentono gli aromi. Diciamo che la parte del pesce è semplicemente decorativa, perché non avverto... C'erano dei filamenti, sì, di... Però non si sente, cioè non si avverte. Forse lo siamo spazzolato noi. No, ma lei dice che non ha lasciato sapore al riso. Non ha lasciato sapore al riso, però trovo che è molto in tema, perché qui il riso venere è totalmente protagonista e il resto sono dei tocchi di sapore e colore. Qua la fa da padrone. Allora, dovete votarli. Qua iniziamo con i voti proprio. Veronica da Firenze con il sushi vegetariano. No, vegetariano no, c'era il prosciutto. Sushi italiano. Suscettibile lo chiamiamo questo. E poi andiamo da Rocco, che ha fatto un riso venere con cannellini, scampi e pomodoro in cialda.
siete vicini vicini. 13 ad 11 per Rocco. 2 punti non sono niente. Pubblicità, torniamo subito. Amici di Cuochi e Fiamme, siamo tornati, tranquilli. Altre ricette per voi. La prima che vi abbiamo dato era a base di riso venere. E Rocco se l'è portata a casa la prima manche per 13 ad 11. Quindi sceglie lui fra scamorza o brie. Scamorza. Scamorza? Visto anche le provenienze mediterranee da Salerno. Questo non me l'avevi detto, eh? Sì, scamorza. Ah, è la scamorza l'ingrediente per il piatto di creatività. È qui davanti a voi, pronta per essere ricettata in maniera creativa. Dietro di voi invece c'è tutto il resto che serve. Pronti? 30 secondi, via! Ah, ti piacciono i salumi, eh? Cos'è, prosciutto? Speck? Speck, in quanto toscana. Pere, pepe, burro, patate e latte. Per Veronica, Rocco tira fuori germogli di soia, radicchio, zucchine, carote. Provo la salsa di soia. Ah, bella questa, ora ve la spiego. Carta di riso. Un adesivo? No. Quando la bagni sembra. Rucola. 3, 2, 1, stop. 10 minuti per voi. Via! Velocemente cosa fai? Faccio degli ovetti di patate. Degli ovetti di patate. In un nido di rucola, una cosa un po', sempre un po' trompe l'oeil. Ok, e dentro ci metterai quindi lo speck? Scamorza, speck, provolone, un po' di pistacchi sopra. Provolone, buono. Qua stiamo tagliando la zucchina, che farai di ricetta? Degli involtini, un po' la rivisitazione di involtino primavera. Con dentro la scamorza. Salti tutte le verdure, esatto, e poi sì, bagni questi e fai i fagottini. Esatto. Allora, parliamo di quell'adesivo da finestre. Ora, perché ce l'hai con gli orientali? No, io è come se un orientale viene qua e ti fa guarda quelle tubettine. Ma io non di lo pasta. So che sono orientali, pensano che sia mai made in Bardonecchia. Allora, sapete, abbiamo due peculiarità oggi. Una canta e uno balla. Lei fa coro gospel. Mi intoni qualcosa? Non posso, perché no, sono senza voce e quindi oggi più che un soprano sono un contralto. Allora, aspetta che te lo richiedo in maniera diversa. E siccome la voce si sciupa purtroppo a cantare se hai la voce abbassata. Ha ragione. Mi spiace tanto, ma è impossibile. Va bene. Ma davvero, non è una... Sapete, il conduttore spesso può influenzare la giuria in qualche modo. Quindi... Purtroppo. Te lo chiedo un'altra volta. Mi si sciupa la no, mi si sì, sciupa. Sì. Va bene, ti si sciupa la voce. Mi si sciuperanno le mani quando chiederai l'aiuto. Ma balliamo. Si è rotta l'ostia. Si è rotta. Allora, voi state lì. Tu gioca con questa così lo capisci. Poi te la spiego. Un antipastino? Antipastino, giuria? Veloce, veloce? Sì. Anche un po' a bolognese o romagnolo? Sì. Vai, vai. Allora, facciamo dei panzerotti farciti. Quindi, pasta da pizza già lievitata. Farina, per impastare, la stendete e ritagliate con un bicchiere dei cerchi dal diametro di circa 6 cm, 8 cm. Fate sbollentare degli spinaci, li strizzate bene e li ripassate in padella con dello scalogno tritato e all'extravergine, fatti stufare ovviamente, se vi piace il piccante un pochino di peperoncino, e quando saranno belli croccanti e belli saporiti aggiungete all'interno la scamorza, che sia affumicata che sia dolce al vostro gusto, un paio di cucchiai di grana grattugiato e magari della noce moscata grattugiata anche quella, un uovo, spennellate il bordo esterno, soltanto metà del cerchio, ripiegate e pinzate con le dita, quelli si friggono in abbondante olio di semi, caldissimo, si asciuga, un pizzico di sale e le servite anche con un goccio di saba o sapa sopra che dà un po' di dolcezza. Un bicchiere di vino, avete vinto voi. Quel foglietto delle mese, l'hai rotto? No, si è rotto in mille pezzi. Si è rotto, si rompe adesso. L'ha rotto tutto che era mascio. Allora, vedi che ha come una sorta di maglia all'interno? Allora, questa è carta di riso, serve per fare gli involtini, poi si frigge, quindi prima si bagna, diventa elastica, si avvolge, si appiccica su se stesso e quando si asciuga si frigge. Una specie di bavosa. Sai che questa è leggerissima e si fanno dei piattini molto sfiziosi, si può mettere dentro di tutto, anche la matriciana e poi la frigge.
Infatti friggere una matriciana ce ne vuole, ce ne vuole. È anche molto dietetico, guarda. Ah, se tu non questo l'aspetto è dietetico, devo dire che da vederla. Mi è venuta un'idea. Visto che Veronica si è negata al conduttore. No, no, aspetta, aspetta, si è negata al conduttore, quindi potrebbe perdere automaticamente dai 5 ai 10 punti. Mm-hmm. Automaticamente Rocco, se vuole, mi presto anche a portare avanti la ricetta, potrebbe guadagnarne fra i 5 e i 10 punti. Ah, va bene. Che ne dici? Sì. Mettiti lì un attimo e ti segui la ricetta. Vale, fiammetta? No. No? Allora Chiara Masci. No. Chiara Masci è obbligata, no, se no sì, parlo dei suoi fidanzati. No. Regia, musica, prendi pure Chiara. Chiara Sabrina, quanti... quanto mi piace fare questo lavoro. Ma non... Pubblico? Che la Masci in pratica, non ci prova però Rocco, signori, applauso, bravi. La Masci è un po' come la carta di riso, va ammollata un po' prima di che diventi elastica, però brava. Allora, germogli di soia, olio extravergine, carote e zucchina saltate. Radicchio invece è andato a parte, hai messo qualcosa di dolciastro dentro? La salsa di soia. Nel radicchio? Sì. Quindi salino. Ok. Ha. Loro hanno ballato. Però ti volevo dire, il mio coro gospel è un coro molto famoso in Toscana e non solo. Cantiamo spesso in giro per l'Italia, è un coro che ha tantissimi riconoscimenti. Però se non mi fai sentire nessuno ci crede. Basta, abbassato la voce. Una, ma tu non sai che per i cantanti è fondamentale mantenere a posto la voce, è una cosa, è pane quotidiano, anche se io poi non faccio questo di lavoro, chiaramente, però insomma è veramente pane quotidiano. Sai come si dice dalle nostre parti? Se la tira. Ma no! Sì. Va bene. Allora, parliamo di ricette. Cos'è che sta filando lì? Hai tritato nel mixer la scamorza? Qui c'è scamorza, provolone e speck, che ho rosolato prima dei pere. Di pera. E adesso il pane croccante. Il pane croccante. Adesso riempio questa guscio di patatina. Ok. E poi... Carina questa idea. Allora, tu fai una cosa che secondo me, vabbè, a parte la passione per il canto, fai una cosa che io inviterei tutti a fare per quanto possibile. Lei fa parte, devo dirlo tu? Faccio parte di una, inizialmente un gruppo d'amici, poi è diventata una cosa un po' un gruppo più... di acquisto. Sapete un po' come funziona, no? Per poter comprare a chilometro zero prodotti direttamente dal produttore. Quindi se qualcuno a casa fosse interessato, amici di Cuochi e Fiamme, cercate su internet il gruppo più vicino a casa vostra e così potete comprare a prezzi bassissimi prodotti di altissimo livello, non trattati, biologici spesso, anche un po' di nicchia che normalmente non riescono a sboccare sul mercato. A livello economico conviene, a livello di salute conviene, a livello di gusto è il massimo. Un minutino, ce la fai? Sì, tanto questi fanno presto a friggere, no? Ti do un consiglio, visto che hai ballato ti posso aiutare così. Non con le pinze queste, ma con queste pinze. La prossima volta vengo con la voce a posto. No. Ecco, bravo, se vuoi, perfetto. Comunque vedo una buona manualità. Cucini spesso a casa? Sì. Se no non si mangia. L'unico numero che fa mia moglie ai fornelli è quello della pizzeria vicino casa. Ha detto una cosa bellissima nella scheda. Ha detto, a me cucinare rilassa. Faccio un po' di tutto. L'importante è che non ci sia mia moglie fra i piedi. Cioè, sì. Se non lo cucino. Mancano pochissimi secondi. 3, 2, 1. Tu sei leggermente abbonato perché hai ballato. Stop. Ti faccio finire il piatto, certo, perché l'ho disturbato. Ci mancherebbe io. Senza nemmeno mettergli fretta. Mentre qua, cattina, una fiorentina che non mi ascolta. Ma non posso. Se no, mi metto di canto, poi mi sgrida. Ecco qua. Poi alla tournée la prossima settimana, non volevo. No, abbiamo tanti concerti, è da qui a
Non ti farò mai pubblicità se non mi canti, quindi non ci provare. Com'è? Ma c'è un frutto dentro? No. C'è la pera. Ah, c'è la pera. Ah, me l'ero persa negli ingredienti. Pera Williams. Buono, buonissimo. Allora, buonissimo perché intanto c'è un gioco di consistenze completamente diverse. Per cui il pane croccante, la patata che è ovviamente morbida, il ripieno cremoso ma anche filamentoso, non so come dire. Sì, con la scamorza. Baboso, con la scamorza e la granella anche di pistacchio croccante. È molto molto buono, la pera dà veramente un tocco in più. Molto buono. Allora, io prendo il pezzo che mi spetta dell'insalatina, che capita raramente di mangiare a qualche fiamme e che invece, ricordiamo a tutti, fa tanto bene. Che allora, consiglio. C'è sì. Crostini dentro, se non la mangiamo. Allora. È stupendo. Provo la speck, vorrei dire che non ci sono. Hai aggiunto anche provolone. Provolone. Scamorza, provolone, pistacchi, pere, speck. E la pera. Mancava un goccio di caffè e c'era tutto. Molto buono, si vede. Metta, no, ve lo passo, così io finisco di mangiare con calma il mio piattino. Io, guarda, apprezzo molto i piatti nei quali il formaggio è protagonista, perché è audace lavorare un prodotto che è già di suo stupendo. Perché è il prodotto, la bravura dell'artigiano. È interessante, però io trovo che si è perso un po' del sale e del gusto della provola, è finito un po' troppo nella morbidezza. Vediamo con l'insalatina. Lei ha utilizzato scamorza troppo affumicata, Rocco, quella assaggerete poi quella dolce. È un po' troppo dominante la patata. Andava scavata parecchio di più, a mio parere, per dargli forza e temperamento. Però è un piatto molto indovinato. Si può preparare anche in anticipo, magari, e poi passarlo all'ultimo o in forno o in padella. Involtino primavera all'italiana, by Rocco. Grazie. Non la soia? Se vuoi c'è radicchio sotto da assaggiare insieme all'involtino e la scamorza dolce sotto l'involtino o anche dentro? Dentro la scamorza c'è il... Dentro l'involtino c'è la scamorza? Sì, sia uno che l'altro, sia esterno. Buonissimo. Molto molto buono. Perfettamente fritto, nel senso che rimane ben croccante e all'interno anche le verdure restano un po' croccanti, che credo fosse la finalità. La provola si sente bene e mi piace la scelta di averla usata dolce, perché qui affumicata secondo me non sarebbe stata bene. Decisamente sì. Qui basta una forchetta. Vabbè, siccome c'è il lettino. Bravo. Va bene? L'adesivo ti è piaciuto, eh? Riposizionatevi su questo adesivo, perché veramente anche da un adesivo si può tirare fuori un piatto pazzesco. Ma veramente questa è quella plastica che mi hai dato prima. Complimenti, molto carino, molto buono, forse un po' troppa soia, forse, però molto buono. Saluta gli amici orientali venuti in Italia che ti stanno guardando. Vi saluto, complimenti per la vostra straordinaria cucina. Ah, pensavo che tu dicessi complimenti per la vostra plastica. Che no, diventa... vabbè, insomma. Però si sta aprendo, eh? Si sta aprendo, guarda che si apre. Oggi anche un pochino proprio... No? Se guardi.
Beh, però c'è questo quasi kimono, diciamo. Ma quasi cuoco. No, di... Ah, quasi cuoco. Sì. Quasi cuoco. Questo aspetto un po' caramellato è molto interessante. Bisogna dire che su questo gli orientali sono straordinari. Userò questa posata. Ma certo. Tu, fiammetta, puoi fare qualsiasi cosa. Fa. È molto interessante perché c'è anche la nota amarognola, sotto, leggermente amarognola sotto, e questo è molto importante a mio parere perché quasi nessuno osa il leggermente amaro, che invece è un sapore di grande eleganza. Poi gli orientali sono maestri in questi veli di riso, in questo caso, che non sa ancora molto bene usare lui, però insomma, e quindi questo è un piatto rilevante. E bravo, grande Rocco. Sapienza, grande. Allora, sapienza. Signori miei, adesso votiamo. Scherziamo poco, mangiamo meno, ma votiamo di più. Piatto di Veronica. Chiara, basta mangiare. Vota. Addirittura. Quello che rimane del piatto di Rocco. Involtino primavera a Lissone. Ehi là, I'm playing. 15-12 per Rocco. Allora, 28 Rocco, 23 Veronica. Ultima prova. Da presentare, eh? Vitel tonné o roast beef? Devono essere belli e non pensare tanto al gusto. Pensa, guardali. Roast beef. Più rosso. Sì. È il roast beef, l'ingrediente per la prova di presentazione. Avete tutti gli ingredienti di fronte stavolta, non dietro, per elaborare visivamente un roast beef che deve essere bello, ammaliante, invogliante, goloso. 7 minuti per farlo. Via! Cara Veronica. Caro Simone. Che ci fai con queste belle fette di roast beef? Freddo. Visto che ci sono, uso i prodotti della nostra terra, e cioè il lardo di colonnata e la crema di marroni. È un abbinamento veramente da provare, perché con roast beef è fantastico. Quindi Versilia Garfagnana. Esatto. Dimmi come lo avvolgi. Le spalmo le fette di crema di marroni e poi dopo le tengo insieme con lardo. Ti voglio far notare che cosa ho scelto. Sì, ma tanto l'hai cantato, ormai guarda. Non mi perdoni lo stesso? No, basta. Va bene. Allora, scherzi a parte, tosterai il pane? Lo friggo. Lo friggi, ok. Quindi, visto che l'olio deve ancora andare a temperatura, cosa preparerai adesso mentre l'olio va in temperatura? Adesso spalmo il roast beef con la crema di marrone. Ok, quindi dopo dolciastro. Che... Sì. Noi facciamo dei... Noi. No, bello, perché tutti noi chef, lui mi ha detto noi chef, io faccio ok. Parliamo un po' così al plurale, dai. Ecco, un rollè di roast beef con all'interno il caprino, formaggio caprino, semi di papavero, noce moscata, olio, per, basta. Sto, ok, qui. Conta che non è il sapore che conta. È come lo vedrai fuori. Perfetto. Però l'idea dell'involtino mi piace, anch'io lo faccio così. Te la do facile, Ricky. Ricky, questo va in gastronomia dove vuoi. Ti fai dare un po' di roast beef affettato fine. Lo mettete nella carta stagnola o anche la carta da forno, accavallando le fette. Semplicemente un pochino di rucola, scaglie di grano e pomodorini. Se proprio volete farlo un po' più goloso, spalmate o con un formaggio fresco tipo caprino, oppure anche una salsa tartara che trovate pronta, sempre in gastronomia. Arrotolate e chiudete nella pellicola chiuso a caramella, cioè arrotolate le estremità in modo che in frigorifero una mezz'oretta si compatta un po'. Lo tagliate in diagonale in modo che si veda bene il ripieno e lo servite con 2 gocce di balsamico sopra. Questo è il vero piatto che si fa in 5 minuti, se non si fa riposare, altrimenti... Lo preparate prima in frigorifero, lo potete portare anche in ufficio, l'ho detto proprio quella basic. Oppure sempre un formaggio morbido, tipo una ricotta di bufala lavorata col pesto di basilico e chiuso invece che... Sì, a chiuso fagottino. A fagottino, con magari l'erba cipollina classica per chiudere. Bello sostanzioso. Sì.
Io posso dire che oggi i nostri concorrenti hanno scelto per la prova di presentazione un ingrediente davvero ostico da presentare, perché comunque sia chiaro che il piatto preferito della regina Elisabetta, cioè la più cara amica di Fiammetta Fatta, e appunto, e quindi sai, come lo vuoi presentare? Arriva sul vassoio col sughigno a parte. Ma questo è freddo, cioè quando ti rimane freddo. Il blocco, come dici, esatto, è freddo. Esatto. Allora, è ti dico, te ne do un'altra. Molto difficile. Quando lo fai a casa, magari, sì, quando lo fanno a casa, sì, chi lo fa? Magari lo fa con le patate. No? Però, ti risulta? Fiammetta, roast beef con le patate? Può succedere? Beh, Yorkshire pudding. Yes, okay. Quello mi dirai? Ti dirò che le patate che ti avanzano scaldate, tagliuzzate dal coltello, condite con un po' di rosmarino e salvia, sì, magari ripassate, le puoi avvolgere quelle dentro il roast beef, poi col sughetto che ti rimane in teglia scaldato lo condisci. Io ho capito, hai detto una cosa giusta, c'è solo una parola sbagliata, le patate avanzate, ricordati. Guarda Simone, ti voglio insegnare questa cosa. Per quante tu patate faccia una sera per un arrosto, ricordati, avanza l'arrosto, la patata mai! Finisce sempre. Sto zitto, ecco. Poi torno da Fiammetta. Là l'olio sento che è caldo dall'odore. Chi è che ha chiesto aiuto qua? Io. Te ne parlavo, tra l'altro. Oh, perdonami. No, prego. Ma potrei anche non aiutarla. Esatto, vediamo un po'. Dai, dimmi. Ricciolino con la carota e la pallina con la zucchina. Con la carota non viene bene, te lo dico subito, ma sono tanto piccoli. Mi serve solo un pezzettino per fare il centro, sì, del... Ma... Simone, diciamo perché è arrivato un dentista a cuoche fiamme, perché vedo quell'attrezzo che... Quello è carino. In vita mia. Quello è carino, però è più per la zucchina, per le cose un po' più morbide. Vero, e poi se è grande più della carota, non può avvenire. Ma che cos'è? Ma come si chiama quello? Perché non deve venire l'anellino. Come te lo spiego? Aspetta, te lo... Ma non importa, fa. Non c'è modo di spiegarglielo, però cercherò di farlo come dice lei. Se questo qua è più largo della... Sì. Hai capito? Guarda, Sì, sì. Sì, sì. Se questo è più largo... Vai. Come fa... Tu sei fidanzata, sposata? Sposata. Con un santo, come puoi capire. Esatto. Come si chiama? Sauro. Sauro. Ciao, Sauro. E è un santo oppure due che figli, deve ancora santi essere loro. Fatto due santo, figli ma... o figlie? Una figlia e un figlio. Figlia età? La figlia ha 23 anni e il piccino 12. Ricordiamoci a tutti e due che la prova è visiva, di presentazione. Che gli fai da mangiare ai tuoi piccoli? Ai miei piccoli? I miei piccoli, piccoli. Sta per dire, mangiano più o meno tutto. 20 secondi. Scusa Fiammetta, ti ho interrotto sul campanello. Mi vuoi dire come mangi il roast beef? Come mangio il roast beef? Ma il roast beef è una cosa, diciamo, un po' strana, no? Da aver lì, perché non, effettivamente non è che invoglia molto. Però potrebbe essere anche mangiato con una salsa tonnata, volendo, e quindi con i caperi che gli dà un po' di freschezza, oppure a me piace molto tagliato a striscioline in un'insalata, condito con vinaigrette. Stop al tempo! Perfetta! Stop! Stop, piatti sull'alzata con vinaigrette. Stai per dire con una Worcester sauce? Con sì, una salsina così? Anche con la senape è buono, sì, freddo. Ammazza. Belli. Piatto musicale, piatto scrocchiarello. Fa un ritornello. Pubblicità. Torniamo subito. In studio, bella gara 28 Milano, precisamente Lissone, con Rocco 23 Veronica da Firenze. Ultimo piatto, non facile come prova, elaborare, presentare quindi visivamente il roast beef. Veronica ha fatto dei fagottini con dentro crema di marroni, verdurine legate da un nastro di lardo di colonnata e poi un pane musicale. Allora, è molto molto bello, non è facile, come dicevamo, rendere comunque elegante e bello il roast beef. Secondo me ci sei riuscita perché è molto curato il piatto, il pane è tostato e l'idea che sia comunque caldo e tostato con il lardo di colonnata che magari si scioglie sopra mi dà ovviamente anche, mi fa venire voglia di mangiarlo. Non si vede la crema di marroni, ma secondo me non è un elemento in una presentazione fondamentale, poi magari al gusto sì. Colori molto belli, scelta del piatto ottimale perché è semplice e quindi esalta ovviamente i colori.
io devo dire una cosa. Questo piatto, seppur ingentilito soprattutto da queste meravigliose stelline e da questa nota, a me spaventa. Spaventa perché il roast beef è inquietante di suo. È una carne cruda, no, messa così all'aspetto della carne cruda. Dai, cerca di capirmi, vabbè, allora fallo tu, dillo te. No, però allora, non devi intervenire sul giudizio soprattutto del presidente? Allora dice... Ed oggi anche presidente. Beh, sì, il contratto recita... Nonostante queste palline, questa carne cruda sembra una specie... Sai quando va a prendere le regaglie dal macellaio? Sai Fiammetta quando va a prendere le regaglie dal macellaio per fare il risottino dopo? Mi fa un po' paura. Devo dire che la foglia di fico ingentilisce le note pure, però non è colpa della nostra amica se è stato scelto il roast beef. A parte il fatto che Fiammetta le rigaglie gliele manda Ducasse direttamente. E poi stai parlando di male di una carne che è cotta e poi dici le rigaglie. Ho detto sembra, se non senti l'italiano, se riavvolgi, sembra. Inquietante. Sembra, hai capito. Com'è che è? Guarda. Senti, io concordo in una cosa con Riccardo, ed è questa, vieni qua. Vieni, caro. Ed è questa. Quando io vedo la carne di questo colore, che abbiamo ben capito che è cotta, però diciamo ha un rosa intenso, quasi come se fosse cruda, unita al verde, così... anche quando la vedo in macelleria mi ricorda sempre un po' una cosa di cimitero e quindi non mi attrae. Detto questo, pensando invece, perché uno pensa anche, non vede solo, no? A come è stata composta. Questo è molto interessante perché ha messo il lardo che ammorbidisce quell'asciutto che è tipico del roast beef freddo, che è asciuttino, no? È molto, il roast beef fatto bene. E vabbè, però resta un po' asciutto. E quindi dal punto di vista mentale vedo una composizione corretta. Io faccio un roast beef alla goccia. Anche la goccia è un po' inquietante di sangue. No, non fa sangue. Perché dentro arriva a temperatura, quindi fa... L'acqua, il sughetto, con la sonda si fa. Beh, qui reso ancora più essenziale, orientale, ovviamente sembrano anche qui dei manchi un po' sushi. Carina l'idea di rivisitarlo in questo modo. Mi piace l'idea del croccante sotto, perché normalmente è l'elemento che non c'è mai quando si tratta di roast beef. Quindi l'elemento croccante sotto, cotta comunque anche bene, così carina. Manca qui un maki, ne avrei messi tre, per rendere tutto quanto più omogeneo e più ordinato. È rimasto il colpo in canna. Idem. Come avevi detto. Perfetto, guarda. Anche nel giusto momento serviva. Sì, sì, mi sembra la versione number two di quello che abbiamo mangiato all'inizio, dove c'era intorno il prosciutto. È tutta colpa tua, era perfetta. Cosa vorrà dire però, no? Voglio dire, è la stessa cosa perché c'è il bianco, poi dopo c'è... questo è meno inquietante. Questo è meno inquietante dell'altro, poi dopo c'è sotto il croccante e quindi è piacevole. È inutile, il roast beef andrebbe fasciato da una verdurina santa. Una zucchina alla griglia messa intorno. Esatto, una zucchina messa intorno. Così dà quell'effetto grigliato, quell'effetto striato. Io me lo mangerei come? Tutte e due. Per 12 a 11 vince Rocco e vince la puntata. 40 a 34. Sono i 6 punti perché non hai cantato. Dammi un bacetto. Bravo Rocco. Venite con me. Ora vi faccio vedere io quella carne lì. Com'è. Che sia cotta, che sia cruda, a cuoche fiamme. Trovate un sacco di ricette per rinnovare un po' il vostro menù. Vi aspetto domani. Bravo.
E come balla Chiaramasci. Già. Vogliamo mettere un po', regia, un po' di musichetta di sottofondo? Schiammetta.